purtroppo dopo quelle sciagure sono rimasto immobilizzato del dito, pollice, e come sapete tutti, quella volta sono caduto e mi sono sentito molto molto male. Purtroppo per fortuna non è successo niente. Non è vero che è successa una sciagura. Comunque sono qui di nuovo per dimostrare il mio coraggio e la mia fedeltà. A quando qui io c'ho Marino, il mio aiutante. Buongiorno, sono Marino. Io e Marino oggi siamo venuti, noi siamo contenti di tutto ciò e vogliamo appunto dimostrare ciò che è buono, ciò che è bello. Ma le tue intenzioni finiranno qua? Le mie intenzioni continueranno, se non dopo di me, anche dopo la mia morte. Infatti ho scritto il libro Viva Giosuè. Narraci la tua posizione. 3 gradi 8. Come si procederà? Come verrà fatto l'esperimento? L'esperimento sarà molto bello. Grazie Graziano. Ringrazio. Scherziamo il suo secondo nome. Ecco, questo è una scatola di è una scatola di periossido di gel. Questa scatola, appunto, io dimostro come tutti dicono i petardi sono cattivi, i petardi ammazzano la gente. Anche Tancredi ha potuto dimostrare ciò. E invece non è vero, i petardi sono benefici e non fanno male, neanche se io mi potessi mettere un periossido di igiene dentro la scatola. Così, questo è il motto. Bravo Graziano. Prego, non ci di che. E quindi, ecco, ora procederò. Grazie. Prego. Posizione finale, vediamo Graziano. Sono Silvano, prego. E Silvano che aspetta incolume. Io ecco sono girato da questa parte per questioni anatomiche e per questioni scientifiche più che altro. Non posso dire altro, procederò all'esperimento, scusatemi delle spalle. Vai, Graziano! Bisogna accendere questo piccolo obiettivo e metterlo qui dentro. Qui vedremo che non farà più un botto, ma più un boato. Ascoltiamo più il dono. Vai Marino, piglia la telecamera. Padrone! Ti svegli, padrone! Dai, fammi in gobbo! E attenzione, cascava a terra! Cascava a terra! Sacco in gobbo! E vediamo, una disgrazia! Il mano è morto, Silvano! Silvano, sveglia!